Una buona serata, buon mercoledì, di fatto quasi buona cena. Benvenuti a questo Proteramo speciale che va in onda in un giorno insolito e in un orario insolito. Di solito è il martedì alle 21. Stasera è mercoledì alle 19.30. Non fosse altro che si è appena conclusa la gara dello stadio Gaetano Bonolis di Teramo, tra Teramo e Ternana, è finita 2-4 per le fere di Cristiano Lucarelli, che quindi si involano sempre in maniera più netta verso la promozione in Serie B. È stata una partita, almeno a livello di marcature, decisamente dai due volti, 0-0 nel primo tempo e poi un secondo tempo che definire scoppiettante è dire poco. Ovviamente noi questa sera rivedremo le azioni principali, faremo anche un po' il punto con i miei compagni di viaggio, ma tra poco vi dico già che ci sarà la conferenza stampa dallo stadio Gaetano Bonolis di Massimo Paci, vedremo se anche Cristiano Lucarelli, vedremo se anche di alcuni tesserati, come di consueto è della Teramo Calcio, che vi mostreremo in diretta anche per analizzare un po' le parole di quelli che sono i protagonisti, quelli che sono stati i protagonisti di una partita divertente. Certo, poteva andare meglio, ad un certo punto si era messa bene per il Diavolo che era in vantaggio 2-1, ma poi il tasso tecnico della Ternana è stato decisamente superiore. In una giornata di campionato andiamo a vedere i risultati con l'ausilio della grafica, eccola qua, aspettando Avellino Potenza che si gioca tra poco alle 20.30, ovviamente per chi ci segue in diretta, in una giornata che vede il Bari fermarsi ancora, l'Avellino che deve ancora giocare e poco fa io ho ascoltato anche le parole di Cristiano Lucarelli che ha detto ci siamo quasi ovviamente riferito alla promozione in Serie B. Peraltro vi segnalo che le partite del pomeriggio, a parte Cavese Catanzaro, fanno esattamente il numero di gol di Teramo Ternana. Sono 6 gol in Teramo Ternana, 6 gol in tutte le altre partite. Questo vi dà la dimensione un po' di quanto ci si è divertiti. Tifosi del Teramo un po' di meno dal punto di vista del risultato, però io credo che poi insomma, aver visto tante occasioni da gol, tante reti, comunque abbia lasciato negli occhi un buon spettacolo. I risultati: Vibonese Monopoli 0-0, Turris Catania 1-0, Bari Casertana 1-1, Bisceglie Paganese, gran colpo della Paganese 0-1, Virtus Francavilla Foggia 0-1, Viterbese Juve Stabia 0-1, rinviata Cavese Catanzaro, peraltro per effetto di una di un lutto gravissimo, ovvero è venuto a mancare Antonio Vanacore, allenatore in seconda della Cavese. Tutto il mondo della Lega Pro si è stretta intorno alla Cavese per il lutto che ha colpito appunto la società Blu Fonseca, ecco perché è stata anche rinviata Cavese Catanzaro. Teramo Ternana, come avete visto, 2-4. Vediamo la classifica, perché a questo punto i giochi in vetta non dico che siano fatti, ma insomma tocca solo all'Avellino tenere aperto un piccolissimo spiraglio, 69 Ternana, 57 Avellino. Il Teramo a 42 con Foggia e Juve Stabia che oggi hanno vinto, sono andate a più 4, Teramo ha perso, quindi di fatto hanno vanificato quel turno di riposo che il Teramo deve ancora scontare. Però il Teramo, c'è da dire che la sconfitta del Catania contestualmente alla vittoria del Teramo proprio a Catania di sabato permetterebbe al Teramo di superare i rossoazzurri. Comunque saluto Andrea Costantini e Francesco Di Francesco che mi hanno raggiunto, ciao ragazzi, tra poco ci sarà anche Ania. Diamo il tempo alla nostra Ania di tornare ovviamente a casa dallo stadio Gaetano Bonolis. Allora, ragazzi, ci vediamo un po' di highlights, io li commento a braccio e poi voglio da voi un giudizio su una partita che io ho definito dai due volti, ma non perché una squadra sia stata meglio dell'altra clamorosamente nel primo o nel secondo tempo, quanto dal fatto che nel primo abbiamo visto 0 gol, nel secondo abbiamo visto 6. Vediamo un po' di immagini partendo dal primo tempo con il Teramo che sì, di fatto aveva confermato l'11 che ha battuto il Catania. Nel primo tempo tanto equilibrio, questo tiro di Falletti al limite dell'area di rigore e termina alta sopra la traversa, gran botta da parte dell'uruguaiano. Il Teramo però risponde e lo fa con questa azione che è un po' l'esempio di quanto Arrigoni stia giocando un grande campionato. Qui è volitivo, recupera palla e va alla conclusione, para Iannarilli. Ancora Teramo che quando attacca fa male perché dietro la Ternana
Ternana qualcosa e più di qualcosa ha sofferto, soprattutto Kontek. Qui c'è proprio Kontek che mette in corner. Questa è un'occasione, un fuorigioco fischiato a Bombaggi, anzi a Costa Ferreira, che però non c'era. Non c'era il fuorigioco. Comunque, poi il Teramo reclamerà nel corso della ripresa un calcio di rigore di Defendi su Santoro. Queste sono le immagini del primo tempo. Nella ripresa succede praticamente di tutto. Lo vediamo perché parte forte la Ternana con il vantaggio di Falletti, con questo destro al volo sul primo palo battuto Lewandowski. Il Teramo non ci sta. Gol fantastico, fantastico di Simone Santoro, un gol bellissimo, straordinario del centrocampista del Teramo, che va in vantaggio perché pochi minuti dopo tiro di Bombaggi, respinge così Giannarilli, arriva Costa Ferreira e ribadisce in rete il gol del momentaneo 2-1. Perché? Perché la Ternana si rimette in corsa, lo farà anche e non solo per merito dei cambi. Qui c'è il gol del pareggio di Partipilo, che porta a spasso di Akite, che si distrae davvero in maniera sanguinosa, 2-2. Questo è un tiro di Palumbo alto sopra la traversa. Palumbo, che ha giocato, è entrato molto molto bene. Questo è il gol del 3-2, doppio rimpallo. Prima la palla arriva a Furlan, poi Piacentini rinvia su Furlan, gol del 2-3. Il Teramo però non ci sta. Bombaggi chiama in causa Giannarilli, molto bravo nella presa bassa. Però quando si distende la Ternana fa male. Qui Rajčević arriva dopo la conclusione di Palumbo, ma chiude Lewandowski, e questo è il è ancora Falletti per il 2-4, diagonale bello che batte Lewandowski. Ma il Teramo comunque non ci sta, entra anche Mungo, Giannarilli qui lo anticipa, la Ternana però giocando, come si suol dire, a viso aperto, è una fera letale, perché avrebbe potuto anche rimpinguare il bottino. Francesco, senza polemica, qualcuno mi sa indicare il ruolo di Mungo? Saluti Gianni. Gianni, ti chiedo la cortesia, tra poco rispondiamo. Io me li segno gli sms, restiamo per un attimo sull'analisi globale della partita, poi magari entriamo nel dettaglio. Francesco, tu hai visto il primo tempo allo stadio, il secondo tempo a casa. Per tua sfortuna ti sei perso tutti i gol live, però insomma, che impressione hai avuto comunque di una gara in cui ci siamo divertiti? Beh, che impressione ho avuto? La conferma che è di un altro livello, di un altro pianeta, aggiungerei la Ternana. Primo tempo il Teramo, l'iniziativa l'ha avuta quasi sempre la Ternana, però il Teramo ha tenuto bene il campo. La prima vera parata l'ha fatta, come hai fatto vedere tu, il portiere della Ternana. Poi nella ripresa si è visto il volto migliore della Ternana. È impressionante quando accelerano, hanno una forza offensiva che gli viene dalla qualità dei singoli e dal modo soprattutto di giocare. Bisogna dire che questa è una di quelle squadre forte nei singoli, resta la squadra ancora più forte per la bravura dell'allenatore. Lucarelli quest'anno sta dimostrando di essere bravissimo, anche perché tra l'altro gestire giocatori del livello della Ternana poi non è mai facile, costringerli tra virgolette a seguire determinati dettami tattici è forse ancora più difficile. Da qui ne deriva la forza dirompente. Ci siamo quasi. La Ternana deve recuperare due partite con il Potenza e con la Cavese. Se tanto mi dà tanto, sono altri 6 punti. L'Avellino c'ha. La partita di questa sera è una da recuperare. Se le vince tutte e due, sono con 2 giornate in meno, sono sempre 12 punti di vantaggio, il che insomma mi sembra che metta al riparo la Ternana da qualsiasi sorpresa. Per concludere, c'è il gol di Partipiro, il gol del 2 questo a che 2. Abbiamo appena visto, esatto. Lì Diakité nel primo tempo è stato non bravo, bravissimo. Io credo che Diakité, se trova la società che lo sa, che lo aiuta a crescere, per l'età, per la forza fisica, per la rapidità che c'ha nel
nell'anticipo, ha delle qualità da grande difensore, qualità che non tutti i difensori hanno, perché oggi non vediamo più determinati difensori come si vedeva anni fa. Non voglio fare la parte di quello che amava il calcio di una volta, però è vero, i giocatori che vanno al dribbling non se ne vedono. In questa azione, sulla palla data a Mungo, si vede la differenza tra un giocatore e l'altro. Lì il Pinzauti riesce nel dribbling e poi non prova la conclusione, e quello della Ternana la prova. Il quarto gol sembra un gol scontato, diceva bene in telecronaca quello che faceva il commento tecnico, mi sfugge Zampagna. Il nome adesso, Zampagna. Come? Riccardo Zampagna, esatto. Esatto, e giustamente diceva lì ci vuole un piede perfetto per mettere la palla lì in quel posto, perché se la colpisci in un altro modo il portiere riesce a intervenire, con l'aggiunta della giocata del giocatore che ha dato la palla per il quarto gol. Quindi io credo che oggi si possa essere solo soddisfatti della prova del Teramo, e nel primo tempo e tutto sommato anche nel secondo, perché poi il Teramo, e concludo, sono stato pure troppo lungo, chiedo scusa, il Teramo una volta sotto nel punteggio in apertura di ripresa ha avuto la forza di reagire, e reagito da squadra convinta dei propri mezzi, da squadra che è in salute. Ecco, qui stiamo vedendo il gol del 2-1 che, se vogliamo, aveva esaltato, non illuso, perché era quasi impensabile che poi la Ternana non trovasse il modo quantomeno di pareggiare. Poi ha vinto, certo. Perché guarda lì, ecco, che gli fai lì? Quello è un giocatore. Beh, insomma, di che gli fai, un giocatore, ci sarebbero almeno 10 cose che si potevano fare. Però detto questo, adesso non entriamo troppo nel dettaglio, perché poi lo faremo nel corso, tanto fino alle 20:30 siamo qui. Diamo la buona serata ad Ania, che è appena tornata. Ciao Ania, dallo stadio Bonolis. Però prima vado da Andrea, perché il tenore, e io sono d'accordo, dei messaggi che stanno arrivando è: la Ternana, altro pianeta, e su questo non c'erano dubbi. Onore al Teramo, perché, e io sono d'accordo, ha fatto una ottima partita. Sì, sicuramente la partita del Teramo è stata una, non so, ottima, buona partita. Poi chiaramente il momento del 2-1, il momento di massima esaltazione, e il fatto di essere stati in vantaggio, secondo me, può trarre in inganno. Al di là della forza straordinaria della Ternana, che sicuramente avere giocatori di talento è importante, ma bisogna farli giocare bene. La dimostrazione è il Bari dell'anno scorso, il Bari di quest'anno e la Ternana di quest'anno. Il Bari non ha mai giocato bene, anzi, la Ternana invece gioca benissimo. Oggi poi Falletti si è visto subito che era in grande giornata, e quando prendeva palla c'era poco da fare, succedeva sempre qualcosa di positivo per la Ternana. La partita del Teramo è stata quella del primo tempo, quella nella quale ci si è divertiti di meno, quella nella quale il Teramo ha saputo essere compatto, ha concesso il minimo sindacale, chiaramente ha anche proposto poco, ma è stata quella la partita che il Teramo avrebbe dovuto fare per 90 minuti per fare risultato. E poi il Teramo, trascinato anche dall'entusiasmo di quel ribaltamento che è arrivato quasi senza rendersene conto, con due strepitose giocate, una proprio di Santoro, l'altra di Bombaggi, e poi il tap-in di Costa Ferreira. Però, come è successo anche all'andata, il Teramo si è fatto trascinare dalla voglia di fare, dalla voglia di dimostrare, di misurarsi contro questa squadra che è la più forte di tutte. Io lì volevo arrivare, nel senso che se un neo va trovato, al di là del risultato, ma il risultato insomma è relativo, se un neo va trovato a questa partita, è che ad un certo punto, paradossalmente, il gol del vantaggio è stato quasi un, tra virgolette, un male, nel senso ha dato al Teramo quella sensazione di poter lottare ad armi pari e lottare a viso aperto, ma a viso aperto con la Ternana le prendi. Sì, ma infatti io a un certo punto, quando si era sul 2-3, ho temuto che la Ternana potesse addirittura, ha fatto 4 gol, ma che potesse farne anche di più, perché il Teramo era andato quasi sopra giri, e sarebbe stato chiaramente un peccato, perché il Teramo, per la partita che ha fatto, non meritava una grossa punizione. Però sarà stato il fatto di aver subito presto il gol del 2-2,
la bella giocata di Partipilo, l'ingenuità di Diakité, insomma Diakité e Piacentini nel secondo tempo hanno fatto male. Però il Teramo doveva ricompattarsi dopo quel 2-1, doveva ricompattarsi e tornare a fare la partita del primo tempo, perché se fai la partita chi fa più gol, la Ternana ha più qualità e mediamente ti fa tanto male. E quello che dicevi tu, 6 gol nelle altre partite, risultati da Serie C, a Teramo si è visto un numero di gol che è notevolmente superiore rispetto alla media e di questa giornata e della media solita. Quindi ripeto, il peccato che ha il Teramo in questa partita, comunque è giocata bene, perché non si può non applaudire la prestazione del Teramo, è però il fatto di non aver saputo leggere in quel momento, il fatto di doversi ricompattare e far tornare quella partita a essere così diciamo così insidiosa come lo è stata per la Ternana nel primo tempo. Peccato, perché se l'avesse fatto il Teramo forse portava a casa un risultato positivo. Aver giocato troppo a viso aperto, a chi fa più gol, ha esposto il Teramo e ha permesso di esaltare le grandi qualità che ha questa squadra. Poi vi faccio una domanda che è arrivata da casa: di più proprio non si poteva fare? Avanti con le prossime, cercavo di scalare qualche posizione, io l'ho segnata. Una domanda che era per Francesco e per Andrea, ma ve la faccio dopo, cioè se questa Ternana è più forte del Pescara, che è una domanda, vi ci lascio pensare, e di che non c'è da pensare, a cui con... non c'è, è più non forte, c'è paragone, no? Non c'è paragone, è più forte, scherziamo, come? È più forte, quindi? Ma sì. Chiaramente Ternana è nettamente più forte del Pescara, lo è, no, per come... tasso tecnico, lo è perché è squadra, certo. Francesco, bravo, tu sei esatto. D'accordo e lo abbiamo capito. Ne approfitto perché siccome c'è stata una settimana di pausa per mandare un abbraccione a Checco davvero grandissimo, lui sa perché, glielo mando in diretta perché non avevo avuto la possibilità, a lui e non solo. Vi faccio, Ania, ti faccio vedere, aspettando sempre la conferenza stampa, ti faccio vedere le pagelle. Allora, non mi prendete, cioè sono criticabilissime, le ho fatte io, quindi ci mancherebbe altro. Se siete d'accordo o no, se avreste messo mezzo punto, un punto di più o di meno all'uno o all'altro. Le vediamo le pagelle di Teramo Ternana, perché le ho dovute cambiare tante volte, perché sono, insomma, erano... Diakité 5,5, mi dovete scusare, è una bestemmia, lì qualunque difensore... È lo stesso voto che ho messo adesso per l'articolo di domani. Diakité 5,5, Piacentini 5,5. E vuol dire che senza nulla togliere al primo tempo, assolutamente. Appunto, tra l'altro nel secondo tempo ha sbandato un pochettino tutta la però difesa. Però devo dire la verità, Francesco, devo dire la verità. Il voto è una sorta di media che ho fatto, lo devo spiegare, tra primo e secondo tempo. Perché poi in realtà, come hai detto giustamente te, il primo tempo Diakité ha fatto molto molto bene. Poi nel secondo tempo ha fatto male. Nel secondo tempo 5 diventa 6. Mi dovete scusare. Quindi 7. Ma non, ripeto, non è che voglio imporre in dove sei. Spiegando come la vedo il primo tempo. Perfetto. Non ha sbagliato nulla. Nella ripresa non ha giocato come il primo tempo, sul gol ha fatto una giocata a Partipilo, lì vanno a spasso 80 difensori di Serie B, 80 di Serie B, e okay, molti carciofi che stanno anche in Serie A. Ok, che perfetto. Si passano la palla. Allora facciamo così, Ania, chiedo a te se più o meno sono in linea con le valutazioni che hai dato te. Sì, sono quasi identiche. A Rigoni ho dato mezzo voto di meno. Da casa non siete d'accordo? A Rigoni non gli piace. A questo ha messo questo voto, No, non siamo mai d'accordo sulle pagelle che Francesco, quindi litighiamo sempre. No, su Rigoni. No, lei è come Pierpaolo Marchetti. Guarda caso, stanno sul messaggero. È un tantinello stitica. Sì, ma sorvoliamo su altre battute, in tutti i sensi potrei dire, però a parte questo, non lo so, io ho dato mezzo voto di meno ad Arrigoni, ma
non, senza nulla togliere comunque alla, alla prestazione del, del, del capitano del, del Teramo. Più o meno gli altri sono, sono in linea, Costa Ferreira sono d'accordo, Pinzauti sono, sono d'accordo, Bombaggi tra 6 e 6 e mezzo penso che possa essere la, la valutazione più, più giusta, ovviamente per quello insomma che ho visto dal campo. In generale sono d'accordo con quello che ha detto Andrea sull'analisi di Andrea. Probabilmente il Teramo a un certo punto si è dimenticato, è passato il termine di essere il Teramo, ovvero doveva dopo il vantaggio cercare di gestire la gara in maniera differente. Magari poi sarebbe andato a finire ugualmente così, perché la Ternana praticamente ha due squadre, quindi può cambiare formazione, cambiare uomini e comunque essere pericolosa con qualsiasi scelta possa fare Lucarelli. Però magari a un certo punto quando sei riuscita a ribaltarlo nel giro di un minuto, forse un approccio diverso, non proprio vis-à-vis, a viso aperto, sarebbe stato più ideale. Però è normale, razionalmente col senno di poi è facile parlare, certo. Rimane comunque una buona prestazione del, del Teramo e rimane una Ternana che quando ha deciso di velocizzare, di scendere davvero in campo, perché comunque nel primo tempo insomma si, si è vista un po', non dico col freno a mano tirato, ma insomma stava cercando di valutare anche le reali potenzialità del Teramo. Quando ha deciso di scendere in campo dopo aver subito il 2-1 si è vista la reale potenza della formazione di Lucarelli. Io se posso vorrei far notare il fatto su, sulle valutazioni, io concordo con le pagelle di Jacopo anche per i difensori, perché sul secondo gol della, della Ternana Partipiro chiaramente fa una bella giocata, ma a mio avviso lì Diaghite è molto passivo e lo è anche Piacentini sulla palla appena prima, perché quella palla viene giocata, poi arriva dalle parti di Diaghite e Partipiro. Secondo me i due centrali del Teramo lì sono passivi, e poi sono passivi anche se c'è un piccolo, c'è un po' di casualità, perché sul 2-3 c'è Arrigoni che tocca quella palla e diventa poi difficile da gestire, però quella è un'altra azione che passa, un altro pallone che passa anche casualmente tra i centrali del Teramo, e poi Piacentini potrebbe chiudere meglio, rinvia addosso al, al difensore. Quindi su questi gol comunque io ci vedo una responsabilità dei, dei difensori. Quindi prendi 4 gol, ci sono a mio avviso delle responsabilità, non possono avere la sufficienza Piacentini e Diaghite. Io avrei messo l'insufficienza anche a Vitturini, che ha sofferto Furlan già dal primo tempo. Devo dire che chi salvo della difesa è proprio Tentardini, che è stato il più costante, anche perché Partipiro forse non era in giornata, anche se poi alla fine ha trovato quel guizzo sul gol del, del 2-2. D'accordo anche sui due mediani, hanno fatto una grande partita, forse Arrigoni mezzo punto in meno perché non ha segnato, Santoro lo ha fatto, gran gol, strepitoso anzi, e poi Arrigoni quel piccolo neo su quella palla toccata che innesca il 2-3 della Ternana. Per il resto mi sembra che nel Teramo Francesco non si arrabbia, però no, com'è? No, se arrabbia solo no. peraltro qualcuno valutazione mia l'ha contestata, per esempio proprio su Tentardini ci hanno scritto da casa, noi li ringraziamo perché ci danno sempre ottimi spunti. Tentardini 6 perché torna sempre indietro. Non è facile quando dalla tua parte c'è Partipiro. Io ricordo, chiaramente stiamo parlando assolutamente di paragoni assurdi. Io ogni tanto quando mi diletto a giocare gioco proprio nel ruolo di Tentardini. Alla prima partita andammo a giocare, di fronte avevo Andrea Camplone e chiaro che la passi sempre indietro. Se hai uno che praticamente ti punta ogni volta che può, quindi non è semplice. Andrea, ti vogliono come direttore sportivo del Teramo, vedremo se in futuro ci sarà anche la possibilità di accedere a questa mansione. Però un'altra considerazione che ci arriva da casa è il 6 e mezzo a Domenico Mungo. Io ho messo 6 e mezzo perché... poi il messaggio era un po' più articolato ed era un po' più in linea generale, cioè Mungo, diceva l'amico da casa, non è mai riuscito ad esprimere pienamente forse quelle che sono le sue qualità. Io gli ho messo 6 e mezzo perché è entrato al posto di Pinzauti per fare un ruolo che di fatto non è suo, una punta non punta, perché poi il Teramo ha giocato fino all'ingresso di Gerbi senza un vero e proprio attaccante. Ha creato un paio di circostanze e una molto bella, la spaccata nel finale, che quantomeno
fa vedere l'intenzione del ragazzo di voler interpretare a suo modo un ruolo che non è suo. Francesco, io non so se tu sei d'accordo. Poi in linea generale su Mungo si può discutere anche 10 trasmissioni, però nei minuti che ha giocato sì. Mi è sembrato interpretare un ruolo non suo discretamente, a suo modo ovviamente. Sì, sulle difficoltà che può trovare giocando in un ruolo non suo, sia un po' troppo offensivo per le sue caratteristiche, sì, sul fatto dei voti, al di là del giocare tra virgolette con Agna, sono sempre delle valutazioni, mezzo voto di più, mezzo voto di meno, non è che modifica. A me non mi sembrava tutto sommato quello di Yakité, perché ripeto, sono rimasto impressionato del primo tempo, della forza fisica del ragazzo. Nelle pieghe di determinati episodi è tutto giusto quello che ha detto Andrea. Io molto telegraficamente dico che sono molti ma molti di più i meriti della Ternana dei demeriti del Teramo. Assolutamente, assolutamente sì. I nostri non volevano giocare a Bisogno. Io mi auguro, scusami, sì. Mi auguro che il Teramo giochi come ha giocato oggi contro la Virtus Francavilla. Perché poi quella è la difficoltà, sì. A ripetere anche delle motivazioni. Se giochi come hai giocato oggi, io credo che i nostri non volevano giocare, Maurizio, ma lo dovresti ripresentare, perché non volevano giocare a viso aperto, volevano mantenere il 2-1 per come l'ho vista io. Un amico da casa l'ha vista in maniera diversa rispetto a noi, ma è bello anche così. Perché se volevano giocare a viso aperto, potevano continuare a giocare come stavano facendo prima del gol di Santoro e di Costa Ferreira. Io posso? Non mi voglio rimangiare quello che ho detto, però voglio solo far capire che cosa probabilmente intendevamo, nel senso che nel momento del vantaggio ti trovi davanti a una corazzata come la Ternana, che praticamente quest'anno non perde quasi mai, anzi forse mai, ha fatto con i 4 di stasera mi pare 71 gol, una cosa pazzesca. È chiaro che dici, comincia ad assumere quella consapevolezza, vedi che con la Ternana me la posso giocare, e a quel punto probabilmente lasci qualche spazio in più. Noi ci fermiamo per la pubblicità, vi lascio con... Scusa Jacopo, sì. Jacopo, dimenticavo di dire, è questione sempre di come uno la vede. Secondo me il Teramo non ha avuto nemmeno il tempo di dire siamo in vantaggio adesso. Hai ragione. Mettiamoci a giocare come giochiamo, che la Ternana ha pareggiato e sul 2-2 loro hanno travolto tutti e hanno dilagato. Posso essere d'accordo anche con questa lettura, anche se sul 2-2 magari farebbe il gol è arrivato dopo 2 minuti, sì. Ci sono state, cioè, non è che tu per 10 minuti no, ti sei scoperto. No, hai ragione. Noi andiamo in pubblicità, tra poco andremo a sentire la conferenza stampa, no, appena saranno pronti ovviamente, perché sempre con le disposizioni Covid sono sempre quando aprono la stanza Zoom dove parlerà Pace, allora avremo la possibilità di mostrarvelo. Però vi lascio con questa considerazione per tutti e tre, poi faremo anche un rapido giro se ancora non ci sarà il link della conferenza. Rivediamo un attimo le pagelle, perché si dice sempre, e finalmente la Ternana mi ha dato ragione, scherzo, lo dico col sorriso sulle labbra, perché si parla tanto del fatto manca la punta, ma non ha segnato la punta nella Ternana. Non intervenire, perché è una considerazione che poi sviluppiamo dopo la pubblicità. Cioè, hanno segnato tutte e tre le mezze punte, cioè l'Ilari della Ternana, il Costa Ferreira della Ternana e il Bombaggi della Ternana, ok? Ecco, sì, questa considerazione bravo. Io ve la lascio, no, mi devo fermare, pubblicità, torniamo tra poco. Allora, eccoci rientrati, seconda parte di Pro Teramo, i tesserati arriveranno non prima di 10 minuti, ci fa sapere l'ufficio stampa Marco D'Antonis, che ringrazio per la collaborazione, e quindi bisognerà ancora un po' attendere per sentire le dichiarazioni dei protagonisti. Per rendere una partita più equilibrata, con la Ternana ci doveva dare la panchina. Effettivamente la panchina è stato uno dei perni di questa squadra. Sette titolari c'erano, sette. Ho avuto titolari. Timore, allora hai fatto in un panchina. Segno che si è visto solo a metà, ho avuto paura.
giuro. Come? Niente, non ti preoccupare. Però le dita di una mano erano uscite fuori dall'inquadratura. Eccole qua. Ecco. Qual è l'inquadratura? Ho avuto terrore. 5 più 2, 7. Stavo dicendo che c'erano 7 titolari in panchina tra la coppia centrale di difesa, Proietti e Palumbo, e gli altri tre che ce l'ho scritti qua, che sono Mammarella, stiamo in banchina, di che stiamo a parlare? Tentardini ci spiega, l'amico da casa, dico, torna sempre indietro, anche quando c'è spazio di andare avanti per puntare l'uomo o crossare. Infatti non ha mai fatto un assist. Sì, probabilmente, io adesso a memoria, per la verità, non ricordo. Sì, sì. È vero, è vero. Ok. No, Tentardini è un giocatore molto importante per la fase difensiva, molto reattivo, marca, anticipa. Nella fase offensiva non ha grande qualità, magari arriva sul fondo ma non ha qualità, non ha assist e non ha neanche tiro in porta, che non è un giocatore che minaccia le porte avversarie. La sua forza si basa molto su quello che fa nella fase difensiva. Sì, certo, è vero. È un giocatore molto molto applicato. Assolutamente. Vi avevo lasciato con questo interrogativo. Allora Ania, riparto da te. Perché se segnano e sono praticamente di fatto i protagonisti di questa stagione della Ternana, prima qualcuno ci ha scritto: Bandecchi ha speso 10 milioni di euro e se non vince il campionato, puntini puntini, ma lo vince il campionato. Questo era, pensate De Laurentiis. Come? Pensate in 2 anni la famiglia De Laurentiis a Bari. Esatto. Se segnano le 3 mezze punte, che sono, lo ricordiamo, perché è vero, ogni tanto ha segnato vantaggiato, ogni tanto ha segnato Rajčević, ogni tanto ha segnato Torromino, ma Furlan, Falletti e Partipilo hanno segnato, soprattutto gli ultimi due, hanno segnato sempre. Che vuol dire, esagero, fatemi una pernacchia, che è un campionato che non per forza, cioè tu i gol puoi anche distribuirli molto molto meglio, ed è effettivamente quello che lì probabilmente la vera differenza. Cioè, è vero che la punta manca, forse mancherà sicuramente, però è anche vero che ci sono squadre come la Ternana che ad un livello molto superiore hanno compensato con altre tipologie di giocatori. Ma per certi versi è un po' quello che abbiamo sempre detto, nel senso, lasciando perdere per un attimo gli interpreti, perché insomma stavamo facendo un conteggio prima: Partipilo 14 gol, Falletti 14 gol, non so Furlan, ma non credo che sia molto, molto distante da, da loro. Non è tanto la questione del centravanti, quanto comunque cercare di portare più possibile uomini, più possibile, insomma, il numero maggiore di uomini possibili a segnare. Ti manca un centravanti? Ok, però manca comunque anche qualcosa dal punto di vista della costruzione offensiva, secondo me, nel senso, all'inizio del campionato si è vista un po' di più, perché magari il Teramo era poco conosciuto dagli avversari e quindi anche assistito da una condizione fisica eccellente, che poi effettivamente non abbiamo mai più rivisto, è riuscito a fare qualcosa che non è ancora riuscito a ripetere, ecco, nel gioco, nelle prestazioni, nel portare a segnare anche i centrocampisti. Ilari quei 5 gol li ha segnati soprattutto nelle prime gare, poi si è un po' fermato e quindi anche questo era indice, insomma, di quella cooperativa del gol che poi un po' è sfumata con il passare delle partite. Quindi, lasciando perdere per un attimo gli interpreti, è un po' la produzione offensiva che manca. Ieri ho chiesto a Paci un aspetto in particolare della gara contro il Catania, ovvero il Catania fortunatamente non ha segnato, non si è reso neanche tanto pericoloso, insomma, sabato contro il Teramo, però il Teramo dal canto proprio ha sprecato tanto, ha sprecato diverse occasioni per chiudere la partita, e quando non riesci a chiudere la partita comunque sei sempre in bilico nel risultato. Questo è un po' mancato, è mancata una produzione offensiva per quanto riguarda, insomma, diversi uomini che riescono a segnare, è mancata una costruzione offensiva che porti, che comunque permetta di avere più occasioni possibili per i giocatori
di portarsi nei pressi della porta e quindi avere più occasioni per segnare. Chiaro che se hai una palla gol a partita può capitare di sbagliarla, insomma è anche umano, è anche normale. Se ne hai più di una, magari capitata a diversi uomini, hai più possibilità, mi sembra una cosa numerica abbastanza deducibile, insomma. Quindi di conseguenza è mancato sì il centravanti, ma sono mancate secondo me anche queste cose, insomma, per appunto la produzione offensiva del Teramo. Ripeto, ovviamente non considerando Partipillo, Falletti, Furlan, insomma, che sono Furlan, comunque Checco, che è un, insomma, è uno attentissimo, ci fa sapere 6 gol, eh? Quindi 14 fanno 28 e 6 34. Furlan è un Ilari praticamente. Vi posso far notare. Vai Francesco. Vai Andrea. Volevo far notare. Oggi il Teramo ha segnato un gol con Costa Ferreira. Uno dirà: ok, l'ha fatto Costa Ferreira, bene. Però non è casuale che quel gol non l'abbia fatto Pinzauti. Cioè, Pinzauti quest'anno ha fatto un gol da fuori area in contropiede con il Foggia, un gol in rovesciato e un gol sul rigore, giusto? Sì. Non ha fatto il gol che ad esempio ha fatto Costa Ferreira oggi, il gol di rapina, il gol che fa l'attaccante d'area di rigore. L'attaccante per due fondamentali diciamo, si deve far apprezzare: la prolificità e la capacità di far giocare bene la squadra in attacco. E Pinzauti non fa bene né l'una né l'altra cosa. Lui spicca perché è uno che sgobba ed è uno che pressa, è uno che è il primo difendente della squadra, è per quello che viene apprezzato anche dai compagni e dall'allenatore, ma per le caratteristiche vere di un centravanti non è efficace. Una palla vagante in area di rigore, chi la butterà dentro? Vantaggiato o la butterà dentro Pinzauti? La Guarda, butterà poco dentro fa è arrivato un messaggio che ti dava ragione in pieno, cioè dice: il gol del vantaggio del Teramo l'ha segnato Costa Ferreira praticamente in posizione di centravanti. Sì, ma è lì Pinzauti non c'è, cioè il fatto che al Teramo manchi una punta vuol dire che manca il giocatore che fa quel tipo di lavoro. Poi una volta può farlo Costa Ferreira, va bene, una volta si può trovare Ilari, va bene, ma è anche bene che una squadra abbia un giocatore che stia lì a fare quel tipo di lavoro, perché gli compete in quanto centravanti, in quanto un giocatore che presidia stabilmente, dovrebbe farlo, l'area di rigore. Quindi per questo che si dice che manca un centravanti nel Teramo, tenendo anche presente che in carriera Ilari quel ruolo non l'ha mai fatto, eppure essendo un giocatore che ha il gol nei piedi, perché da centrocampista in carriera ha fatto i gol, ma vogliamo mettere la capacità di segnare che ha Partipilo o chi per lui nella Ternana o Falletti? Cioè, quando io ho quella squadra, io so bene che mi farà gol il centravanti, ma avrò tanti gol anche dai trequartisti, perché sono gol che hanno nei piedi. Nel Teramo il giocatore che ti dà gol affidabili è Bombaggi, che al momento è anche sotto la quota dello scorso anno. Qui i gol di Ilari sono stati anche un bel bonus, ma è chiaro che manca. Poi un altro discorso è: oltre alla mancanza di un centravanti importante, questa squadra fa fatica a segnare perché il meglio lo dà nella fase difensiva, e se prova a scoprirsi magari la fase difensiva viene meno e riesce a fare qualche gol in più, ma vengono meno quegli equilibri che hanno portato il Teramo in alto a inizio stagione. Cioè il discorso poi comincia a essere un po' più complesso. Dico però che il centravanti dovrebbe fare un certo tipo di lavoro, e purtroppo il Teramo quest'anno non ha avuto quel giocatore che ha dato a due squadre dello stesso girone. Chiedo scusa velocemente, è arrivato, scusami Francesco, è arrivato Pedro Costa Ferreira, quindi andiamo nella sala stampa dello stadio Bonolis per ascoltare l'autore del gol, di quello che ha detto Andrea, insomma dell'autore del gol da centravanti, Pedro Costa Ferreira. Sì. Tra poco lo ascoltiamo. Allora, peraltro stasera è Giusi, Jacopo, Gaetano, Walter. Ania non c'è, quindi ok. Domande brevi. Sì, ci sono, grazie. Ciao Pedro, allora il Teramo esce sconfitto con 0 punti, ma credo a testa alta, no? Contro una squadra davvero forte, qual è la capolista Ternana? Sì, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, abbiamo sofferto il giusto, diciamo, contro una corazzata, come hai detto te. Peccato per quel secondo gol loro subito dopo il nostro vantaggio, appena un minuto, due minuti, forse quello lì, quel gol lì ci ha un po' ammazzati mentalmente, diciamo.
Ciao Pedro, ciao Pedro. Io volevo chiederti se ad un certo punto, dopo il gol del 2-1, il Teramo ha un po' peccato di, tra virgolette, presunzione, cioè ha voluto cominciare a giocare a viso aperto contro la Ternana, che a quel punto ha avuto quell'atteggiamento feroce che non gli avevamo visto né nel primo tempo né all'inizio di ripresa. Presunzione è una parola grossa per questa squadra, non abbiamo mai avuto questa presunzione che dici tu. I meriti vanno anche dati alla Ternana, perché giustamente ci sono i giocatori che possono fare la differenza dal primo al 95esimo, quindi sono stati bravi loro subito a buttarsi nella mischia e a riprendere subito la partita. Noi un po' ingenui, un po' immaturi, forse quello che ci è mancato per tutto il campionato, quindi non ho niente da rimproverare comunque alla squadra, abbiamo dato tutto, sicuramente è una sconfitta che ci può far crescere. Pedro, ciao, proprio su questo volevo puntare, insomma questa è una sconfitta che comunque l'autostima non ve la toglie, però in vista del rush finale di questo campionato, giusto? Assolutamente no, anche perché comunque venivamo da partite importanti come Catania, come Catanzaro, quindi abbiamo dimostrato anche oggi che stiamo bene fisicamente, mentalmente, quindi non ci resta che continuare su questa strada, anche perché adesso comunque arrivano delle partite, diciamo, più alla nostra portata, quindi i punti ora valgono molto di più. Pedro, abbiamo avuto l'impressione che fin quando la partita abbiamo provato soprattutto a contenerla, l'abbiamo gestita molto bene. È chiaro che spettacolarmente il secondo tempo è altra cosa, però nel primo non abbiamo rischiato quasi nulla. Il fatto che abbiamo chiesto un rigore che probabilmente c'era, pareggiato e addirittura andati in vantaggio, ci ha fatto perdere un po' di quella necessaria concentrazione per governare, non dico il vantaggio, ma per non perdere la gara. Sicuramente il gol dopo due minuti del nostro vantaggio un po' ci ha ammazzati, non ce l'aspettavamo una reazione così, però ecco, sono primi, il motivo ci sarà. Comunque la questione del rigore non c'era, perché comunque ero lì vicino all'azione, anche parlando con Simone Santoro non c'è mai stato nessun contatto, quindi non ci attacchiamo a queste cose. Pensiamo che oggi abbiamo perso e pensiamo alla domenica prossima. Ecco Pedro, io vorrei anche sottolineare la tua buona prestazione, dai tuoi piedi sono partite le azioni migliori del Teramo e poi anche il gol che hai realizzato. E no, prestazione oggi conta ben poco, perché comunque porti a casa 0 punti, quindi magari avessi portato qualche punto in più sarei contento sicuramente, però ecco, bisogna ripeterci domenica come abbiamo fatto nelle ultime partite, siamo stati sempre presenti in campo, abbiamo mai sofferto e domenica è la partita quella che conta. Pedro, io volevo tornare un po' sul gol da centravanti provetto, ora hai fatto il centrocampista, il terzino, oggi gol d'attaccante, per strapparti un sorriso volevo chiederti se Lewandowski ti ha mai prestato un paio di guanti. No, avrei fatto un Pedro, adesso non credi che bisogna fare un po' lo scatto in avanti con le squadre, diciamo, di medio-bassa classifica? Perché insomma con quelle grandi il Teramo anche stasera ha dimostrato di giocarsela alla grande, insomma. Sì, no, rispetto a un girone fa abbiamo sofferto più con le piccole che con le grandi, quindi magari cerchiamo di invertire questo trend negativo con le cosiddette piccole, perché comunque ci stiamo giocando un posto importante nei playoff. Non ci vogliamo accontentare dell'ottavo, mi sembra ottavo o nono posto in cui siamo adesso, perché non rispecchia il valore di questa squadra, quindi possiamo assolutamente migliorare la nostra classifica e quello che faremo per le ultime 5-6 partite, quelle che mancano.
Premesso che di Ternana ce n'è una sola e il campionato lo dice, ed è una squadra di categoria sicuramente già pronta per la B così com'è. Ma detto questo, il fatto che si sia perso così chiaramente nel punteggio, no? Aver preso 4 gol, noi non siamo abituati né a prenderne 4 né a prenderli in casa, ritieni che possa incidere un po' sul morale, sul vostro morale, in vista di una gara che va vinta, quella di domenica prossima? No. Non penso che ci possa preoccupare più di tanti 4 gol presi. Sicuramente vanno analizzati, sicuramente cercheremo di migliorare quello che non abbiamo fatto di buono, perché domenica non ce lo possiamo permettere questi errori. Però, come hai detto te, quando c'hai giocatori che ti possono fare la differenza da un momento all'altro, tutto può succedere. Siamo stati, come ho detto prima, un po' immaturi su certe letture, su certe situazioni, però quello ha fatto parte del nostro cammino fino adesso. Però ecco, queste ultime 5 partite non possiamo guardare in faccia nessuno, né possiamo permetterci questi errori. Per me va benissimo, grazie. Perfetto, possiamo rientrare. Queste le parole di Pedro Costa Ferreira. Nelle ultime circostanze, non so, Aia, velocemente, perché tra un po' credo che si siederà a Santoro, sempre un po' mai sorridente davvero, sembra un giocatore che... Ah, ecco, c'è Massimo Pasci. Scusa, e poi torno da te. Prendeva bene l'immagine. Ok, ci siamo subito, poi c'è anche subito Santoro, quindi tu si puoi cominciare. Sì. Allora, mister, buonasera. Vogliamo analizzare insieme questa partita, una Ternana troppo forte? Allora, il primo tempo è stato un primo tempo equilibrato, in cui onestamente non si è vista molto la differenza di valori, anzi secondo me abbiamo avuto un paio di occasioni in cui, se gestite meglio, potevamo arrivare alla conclusione, quindi un primo tempo tutto sommato in grande equilibrio contro una squadra forte. Poi il secondo tempo la partita si è un po' aperta, e giocarsi la partita sul piano tecnico con una squadra come la Ternana non è buona cosa, e infatti nel gioco attacco io, attacchi tu, la Ternana individualmente ha un potenziale alto in cui ti può far male in qualsiasi momento, e quindi l'aver perso un po' di equilibrio ha condizionato un po' il secondo tempo, che poi abbiamo avuto una grandissima forza d'animo nel ribaltare il risultato dall'1-0 al 2-1. Secondo me, se riuscivamo, e non siamo riusciti, se riuscivamo a tenere un quarto d'ora quel risultato con i denti un po' più stretti e con le maglie dei reparti un po' più chiuse, saremmo riusciti a portare a casa qualche punto. Non è stato così, però rimane una buona prestazione, dispiace, si va avanti, si sta bene, lo so, quando si vince, quando si perde bisogna cercare di imparare da questa partita il più possibile. Buonasera mister, tornando sulle tue parole di qualche secondo fa, volevo chiederti se una volta trovato il vantaggio poi non c'è stato il tempo di riorganizzarsi, o c'è stato qualche errore di interpretazione da quel momento in poi della partita, dal 2-1 in poi? Ma non c'è stato tempo. Loro, ogni squadra quando subisce gol ha 10 minuti di reazione, e naturalmente la reazione di una squadra forte come la Ternana è una reazione importante, in cui quando spingono con il piede l'acceleratore si vedono i loro valori, si vedono la forza dei loro attaccanti, e quindi è stato un po' quello il fatto che loro, nel momento che hanno subito il secondo gol, hanno avuto una forza di reazione eccezionale, e il loro impeto non siamo stati in grado noi di contenere il loro impeto, e abbiamo concesso dei gol. Concedere dei gol, poi secondo me per la nostra troppa voglia di riprendere la partita abbiamo un po' perso l'equilibrio, quello probabilmente è lì dove si può lavorare, però faccio anche fatica a dire qualcosa ai miei ragazzi, perché il fatto di aver perso equilibrio è perché volevano vincere la partita, perché l'avevano preparata bene, stavamo in campo bene, e quindi la loro troppa voglia secondo me ha portato a questa mancanza di equilibrio, che poi concedere spazi a una squadra come la Ternana risulta fatale. Mister, buonasera. Sera.
Voglio chiederti se rispetto alla partita d'andata, questo punteggio, che nelle proporzioni potrebbe sembrare chissà quanto grande, però ti dà più autostima rispetto all'andata questa partita di stasera, anche per il proseguo del campionato? Ma allora, interpretata come il primo tempo, da grande fiducia la partita, perché è stata fatta una grande prestazione. Il fatto di aver reagito e aver ribaltato il risultato contro una squadra così forte è estremamente positivo, e quindi ci sono tante indicazioni positive in questa partita. Il loro potenziale è alto, e nel momento che loro hanno premuto sull'acceleratore non siamo riusciti a tenere, abbiamo concesso qualcosa, qualche errore. Se concedi qualcosa alla Ternana è difficile poi portare a casa la partita. Rispetto all'andata è stata un'altra partita, la loro forza di volontà era pari all'andata. Noi secondo me siamo migliorati rispetto all'andata, perché questa sera c'è stato un primo tempo di assoluto livello, e cosa che secondo me non c'è stata all'andata, perché all'andata c'è stata solo una buona fase di possesso e di transizione, invece la fase difensiva non è stata buona, l'approccio alla partita della gara d'andata non è stata buona, invece oggi abbiamo avuto un grande approccio alla partita, quindi sì, siamo migliorati, ma non a tal punto da poter competere in alcuni momenti con una squadra così forte. Bisogna ammetterlo, bisogna riconoscerlo. Noi abbiamo un grande obiettivo, che è quello dei playoff. Vogliamo arrivarci con tutte le nostre forze e vogliamo arrivarci nella maniera migliore, e quindi dispiace perdere, ma non cambia l'obiettivo, non cambia la nostra mentalità, non cambia quello di buono che stiamo facendo, e andiamo avanti. Possiamo rientrare perché siamo davvero in chiusura. Ragazzi, avete un minuto a testa, siete in tre, sì, per fare l'ultimo di giro di considerazioni. Era pure di meno. Prima volevo dire che ero d'accordo con quello che diceva Ania. L'unica cosa che mi sento di contraddire, di far notare, è che lei giustamente parla di costruzione del gioco in fase offensiva e di occasioni. È vero che in tante partite non ci siamo riusciti se non una o due volte, ma se tu, per fermarci alla partita di Catania, già che in quel momento si parlava di Mungo, costruisci tre, anche quattro se vogliamo, palle gol a Catania e ne metti dentro una sola, si torna al discorso che manca l'attaccante, e qui è un discorso che io porto avanti da tempo e che prima faceva riferimento pure Andrea. Quando non è solo il goleador è una cosa, manca proprio il giocatore con determinate caratteristiche dentro l'area di rigore. Sul discorso di quello che ha speso la Ternana, quello che ha speso il Bari, eccetera, io rispondo, dico che i soldi bisogna saperli spendere. Se poi tu li spendi facendo dei triennali a una frega di giocatori inutili, infortunati e compagnia bella, chi vuol capire capisca, e allora non c'è niente da fare. Per ciò che concerne l'attaccante, oggi nella Ternana, perché devo chiudere, devo sentire, sì, vantaggiato Raicevic, Torramino e Ferrande, sono quattro attaccanti, nessuno di quattro è il capocannoniere in questa squadra, quindi immaginate che forza. Nell'intervallo dicevo ad Ania, o durante il primo tempo, ma Ferrande non ce lo potremmo prendere noi che risolviamo il problema? Chiedo scusa, okay, se mi sono dilungato. Andrea e poi Ania. Io rapidamente sono curioso di vedere ora la squadra che atteggiamento avrà nelle prossime partite, perché ora inizia quello che sulla carta è il calendario più facile. Parlo classifica alla mano, vedendo la classifica delle prossime avversarie del Teramo. Sarà il momento in cui il Teramo dovrà fare incetta di punti per migliorare la sua classifica. Non sarà facile, però vorrò capire se effettivamente questa squadra, ora che dovrà fare le partite contro squadre ampiamente alla portata, sarà in grado di migliorare un po' le prestazioni offensive, finora abbastanza anemiche, senza pagare dazio da un punto di vista difensivo o meno. Se lo saprà fare, difficoltà. Probabilmente il Teramo migliorerà e anche sensibilmente la sua classifica. Se non lo saprà fare, magari dovrà accontentarsi di questa classifica, e quindi sarà un accesso ai playoff piuttosto opaco.
Lo vedremo domenica pomeriggio alle 17.30 Teramo Virtus Francavilla. Ania, chiudiamo con te sulle parole di Pace, comunque tema libero. Ricollegandomi un po' a quello che ha detto adesso Andrea, adesso sono curiosa di vedere però domenica prossima contro la Virtus Francavilla se Pace cambierà qualcosa, perché praticamente ha giocato due gare in pochi giorni con la stessa formazione, lo stesso 11 titolare, e non so se, quanti uomini di questo 11 titolare saranno pronti domenica di nuovo a giocare dal primo minuto. Quindi si ripropone un po' il tema di dover rinunciare forse a qualcuno della formazione tipo che ormai Pace ha trovato, e trovare insomma nuovi equilibri, altri equilibri. Quindi sono un po' curiosa di vedere poi fisicamente come staranno alcuni e anche le scelte poi di conseguenza del tecnico. Chiudo dicendo che mi fa piacere che a notare che Pace insomma per certi versi ci ha dato ragione sulla lettura della reazione del Teramo subito dopo il vantaggio, cioè magari avrebbe ha dovuto visto avere pro Teramo il Teramo finale. Esatto. Ah, ecco perché è arrivato adesso, cioè ha visto la prima parte della nostra trasmissione, prima di arrivare ha detto fammi vedere cosa dicono, perché va bene, è vero. Grazie ragazzi per essere stati con me questa sera, e anche grazie Francesco, grazie a voi. A voi. Grazie soprattutto a voi che ci avete seguito in un orario insolito, ma era giusto così, perché insomma la partita, peraltro ieri sera c'è stato Pescarascoli, quindi andava un po' in conflitto la nostra trasmissione. Ed era evidente che noi non potevamo perderci Teramo Ternana 19.30, 20.30. Speriamo di avervi tenuto compagnia. Settimana prossima Pro Teramo torna nel formato e nell'orario e nel giorno originale. Grazie a Maurizio da Guina Regia, grazie a voi che ci avete seguito. Ci vediamo martedì.